Ok, sono attenzione Gigi, carichissimo, carichissimo. Direttamente dal bosco di Capodimonte. Pronto. È pronto. Abbiamo un Marshall Law. Bruce Mano Violenta. Bruce Mano Violenta. Non perdo. Hybrid. E uno e due Agumani. Oh, bellissimo questo stage. Direttamente con degli abiti provenienti da Piazza Italia. 3 più 4. Attenzione. Oh, encounter it. Ottimo screw. Porta muro? No, troppo lontano. Ancora Dragon Hammer. 3 più 4 la presa. Porta muro. Non riesce a fare, stava fuori asse e non poteva fare Blackwing Break, però adesso ci è riuscito, ottimo. Non punisce più a dovere. Ha droppato la juggle, Gigi. Ok, in F4, questo... Hopkick di risposta. Però bloccato. Hybrid è a volte insicuro. Due whiff che potevano comunque dargli, non dico una punizione, un launcher, però almeno il colpo darglielo. Invece è troppo statico a volte, non crede molto. Non skippata ancora, non la presa da lancio. Uno gli dica che sì. 3 più 4 4 poteva farlo connettere. L'ignoranza di Gigi che ovviamente viene punito giusto così. Ok, in quel caso probabilmente Gigi cercava uno spring kick da parte dell'avversario per far entrare l'imparabile o cancellarlo nel caso in cui si fosse alzato normalmente. Ha sbagliato però nel fare ottimo, il Dragonflight. Ottimo pan. Perfetto, massimizza. Ora with dash. Perry poteva pure diversamente, questa presa continua a entrare. Qualcuno glielo urli, uno più due. Page. E chiude il secondo round. Uno pari. Vuvus mania violenta. Torna in partita. Spacing. F2. Abbottissimo. Passo di B3. Oh, tecco, attenzione, di cattiveria Gigi. Di cattiveria? Pulita ignoranza. Ancora. 3 ancora. B3. Ottima chiusura a muro lì. Grandissimo. Ottimo. Veramente bravo il Brid in questa situazione. Ancora. Allora, se il Brid comincia a riconoscere la... Magic 4 encounter it. Ottimo, veramente ottima scelta da parte di Gigi. Se Brito comincia a identificare meglio, a prevedere meglio le stringhe di Law, che per esempio magari il Junkyard, potrebbe cominciare a diventare molto più pericoloso. In questo momento sta giocando leggermente aggressivo, ma non troppo. Fa wave dash ma cancella. Attenzione Junkyard. Cerca Wall Carry, no? Grandissimo. Di spalle di 4. Bruce Violenta, che proverà a chiudere il match. Optic. Con questa farà male. Fretta. Questa farà male. Ecco, vedi, fa il crouch dash, sì, porta in avanti, però poi per cancella forza. E subito va in... Wow, una chiusura, non me l'aspettavo così. Perché lo splat punto frontale poi non sì, permetteva... non poteva concludere la combo. Sarebbe lì, andato al liscio. Uh-huh. La fretta Gigi di chiudere la partita. L'hello sweep, ho telefonato. Ma che è difficile da vedere. Buone. Uno. Ma mi sa che non ha visto il muro perché avrebbe potuto concludere in maniera diversa. Cancan sì. È andato. Cancan penso che... Sì, e chiuderà il primo match. Chiude 1-0. Hybrid. Bus manevelenta, abbiamo dei consigli da parte di ormai signor Ivan che è... Il coach della... Guardi Ciccio Graziani in campione. Culo, svegliate, ma che cazzo fai? Oh, attenzione. Gigi. Ha completato la sua trasformazione in Bruce mano violenta. Non perdona, vai Bruce, 1 e 2 a comando tu. Dragon Hammer, basso. Ora wave dash da Hybrid. Molto difensivo. Il B3. Infatti uno dei pochi gin che non ti tira neanche Perry. Il pad addosso, è molto difensivo. Grande risposta. Ottimo. E screw. E poi... Proprio la DSS lì con Dragonflight, peccato. Eccolo. Elettrico. No, jungle. Peccato. Ancora, questo però. È garantito. Running 3, DB4.
c'è un urlo disumano da parte di Bruce che si dispera per la sconfitta. Hammer, ottima punizione. È un Gigi molto aggressivo ancora. Questa presa non riesce a skipparla. Non penso che abbia familiarità con questo matchup a questo punto, perché è una delle prese che si tende a skippare più facilmente, perché di esatto, è l'unica veramente più pericolosa che ti lancia. Pericolosa, ottimo, una juggle devastante di Gigi, è più di metà vita. E poi la 3 più 4-4 super combo, bella imparabile. Cerca di approcciarsi però col B2, però non... Attenzione, abbiamo la presa alla command di Jin. Ancora tackle, stavolta viene skippato. Dragon Hammer di B3. Junkyard completo. Lì avrebbe voluto fare probabilmente l'armor con l'F3 da il Dragon Cannon. Però si becca invece. Probabilmente mi sa che ha fatto un errore nell'esecuzione ed è uscito lo stand 3. Running 3, key charge, cosa fa? Rotella. Completamente pazzo Gigi, per questo che lo amico. E la droppa. Però si riesce a fare un rialzo 1-2. E deve portare a casa questo B3, round. Fantastico. 7 Google Letters. Fantastico. Per Gigi, per potersela giocare qui al final round. L'idea però sento il grido, ottimo, troppo la giago purtroppo schiena, ecco, vedi il liscio di cui ti parlavo, sì. Prima non bisogna reagire in quel caso. Qua ha fatto benissimo Gigi, una volta che attenzione, prende... il recupero non porta muro, non prova neanche ad andare. Peccato. Perde Gigi, si dispera, peccato. 2-0 Eburiddo, passa Gin.